Io avevo chiesto un mandato in realtà su due proposte concatenate. La prima ha un primo passaggio di riforma che era di andare a 20 squadre con 5 promozioni della Lega Pro dirette alla Serie B, 3 dirette, 2 coi playoff e 7 retrocessioni alla Lega Pro alla Serie D. Questa ipotesi era condizionata dal fatto che ci volesse la maggioranza del 75%, cioè dei tre quarti. La seconda proposta che era stata fatta ieri da sottoscritto era quella che nel caso in cui non ci fossero stati quei tre quarti del Consiglio federale, il format sarebbe rimasto della Serie B a 22 squadre, 4 promozioni alla Lega Pro alla Serie B, 3 promozioni dirette determinate al primo posto e una vincitrice dei playoff, 8 retrocessioni alla Lega Pro alla Serie D. La A e la B non hanno votato, non ci hanno consentito di arrivare al 75%, per cui è passata sostanzialmente la seconda proposta. Secondo me un errore gravissimo da parte della A e la B, però questo è. L'azione del presidente Gradina ha portato a una rivoluzione, non a caso uso questi termini. Sono state approvate le nuove normative relative all'iscrizione del prossimo campionato. È una rivoluzione che va a salvaguardare le società che sono sane. In che modo? Primo, ci sarà un solo momento in cui si presenteranno i documenti, non si potrà più presentare documenti aggiuntivi. Secondo, ci sono criteri dal punto di vista, faccio un esempio, se per due trimestri non si pagano gli emolumenti si va fuori dal campionato. Le fideiussioni devono essere via le 106, via le fideiussioni assicurative non di grande livello e devono rimanere quelle relative al momento bancario. Poi ci sono una serie di parametri che riguardano la qualità imprenditoriale delle società, via la parte della finanza creativa. Per quanto riguarda le questioni che ha posto, che si pongono per le club, che sono 5, che non hanno presentato ancora la fideiussione, nonostante questo agosto e questo settembre andai insieme al presidente Gradina, che allora era presidente della Lega, e io segretario generale, chiedemmo al commissario di metterle fuori quelle società. Hanno voluto seguire un'altra strada. Hanno voluto seguire una strada che è sofferenza per quelle 5 società e inaccettabile per il complesso delle altre nostre società. Non bisogna farli entrare. Dal prossimo campionato questo sicuramente avverrà. Per il momento attuale noi vigileremo perché il rispetto delle società che mettono denari, che rispettano pagamenti, che hanno le fiducie buone, vanno completamente rispettati.